schia, piaccia, play, premi, like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Milka sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch che ho portato oggi in live. Allora, per fare questo glitch dovete essere in una sessione solo in video, anche in una pubblica va benissimo, dovete avere tutte e due la modalità di puntamento manuale e dovete avere un amico e una sola LG retro custom per fare il glitch. Allora, a questo punto ragazzi, guardate bene anche nell'altro riquadro. Mentre voi siete in macchina, il vostro amico in macchina insieme a voi andrà su un qualunque altro suo amico e andrà per unirsi. E quando sarà nella schermata che gli dirà se si vuole unire all'altra sessione, noi entreremo dentro lo Santos Custom, dentro l'officina, insomma, per capirci, ragazzi. Allora, una volta dentro l'officina, ci posizioniamo su per uscire e il nostro amico accetterà per unirsi ad un'altra sessione. Quindi noi andremo a cliccare su esci e il nostro amico rimarrà sulla modalità di puntamento fino a che noi non rientreremo in garage. Una volta entrati in garage e scesi dall'auto, il nostro amico potrà skippare con cerchio la modalità di puntamento. A questo punto, come state vedendo, il nostro amico rimane in auto. E noi premiamo il tasto start, andiamo in un'attività, dovete andare in un'attività creata da Rockstar, ovvero una missione ragazzi, selezionate una missione e entrate dentro questa missione. A questo punto il nostro amico che cosa farà? Verrà ad unirsi a noi ragazzi che siamo nella missione, quindi andrà a start online giocatori e cercherà di unirsi a noi, accetterà il primo messaggio e quando lui avrà accettato il primo messaggio noi usciremo dalla missione e lui dovrà skippare il secondo messaggio quando noi saremo già in garage, quindi noi dovremo dire a lui di skippare il messaggio quando saremo già in garage, che saremo respawnati come avete visto nel video. A questo punto il vostro amico potrà muoversi liberamente, non rimarrà più buggato nell'auto ma potrà cominciare ad aiutarvi a fare il glitch. A questo punto ragazzi, il nostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà tirare triangolo sulla portiera dell'auto e noi andremo a fare lo scambio, andremo a sostituire l'auto con un'altra LGRH normale che abbiamo a fianco. Scusate, mi sono mangiato l'H. E una volta fatta la sostituzione, come avete appena visto, si è duplicata. Con molta calma e tranquillità andate in una gara, ragazzi, in questo caso dovete andare in una gara perché se no non vi farà spawnare fuori dal garage. Entrate in una gara che sia creata da voi, che sia una gara di Rockstar, una qualunque ragazzi, ci entrate dentro e dopodiché il vostro amico potrà già smettere di premere triangolo. Una volta che siete dentro, premete il tasto cerchio, scusate ragazzi ma è quasi luna di notte, quindi e premete il tasto cerchio e vi ritroverete fuori. Quando sarete fuori, che cosa dovete fare? Comprare una LG normalissima e andarla a sostituire. Nel mio caso io andrò a sostituirla con quella che era al sesto posto, con quella che stava tirando il mio amico. Quindi ragazzi, ricordatevi bene qual è l'auto che sta tirando il vostro amico e quando andrete a vedere la troverete come una LG normale. A questo punto il compito del vostro amico è finito e il vostro amico rimarrà buggato in garage senza nessun problema, quindi voi potete ripetere il glitch tutte le volte che volete, è abbastanza facile da fare. Intanto aspettiamo la notifica di consegna della LG.
Quindi ragazzi, la LG è stata consegnata, possiamo entrare in garage tranquillamente, e una volta che saremo in garage, vabbè, il nostro amico potrà continuare ad aiutarci a fare il glitch senza bisogno di ripetere il bug iniziale. E noi l'unica cosa che dobbiamo fare, ragazzi, è cambiare la targa alla LG che abbiamo duplicato. Io adesso vi faccio vedere, il gioco la riconosce ancora come una LG normale, però in realtà è una LG retro custom. Quindi dobbiamo entrare nell'officina, cambiare la targa e avremo il nostro clone. Per ripetere il glitch basterà che il nostro amico tirerà nuovamente nella portiera, noi faremo lo scambio che avete visto ad inizio video e avremo un altro clone. Dobbiamo ripetere solo noi il procedimento, il nostro amico non dovrà più ripetere il procedimento per buggarsi. È abbastanza semplice questo glitch. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ragazzi, iscrivetevi al canale, condividetelo con i vostri amici, spero che vi sia stato utile. Approfittate di questo glitch perché, come sapete, ultimamente i glitch stanno durando pochissimo e quindi vanno sfruttati appieno. Mi raccomando, non vendete molte auto perché potrete incorrere nel rischio del blocco giornaliero, quindi fate bene attenzione a non vendere troppe auto al giorno. Detto questo ragazzi, vi lascio un saluto, ciao a tutti e al prossimo video.